Sono trascorsi 7 giorni da quando le notti di Jacob sono diventate un incubo. Sempre la stessa scena. Suona la sveglia. Sono le 17:27. Jacob guarda dal letto la sua finestra, ma è tutto buio. Eppure il suo cellulare porta le 17:27. Esce di casa, ma è notte fonda, c'è silenzio, poi all'improvviso un suono fastidioso gli inonda il cervello. Jacob grida basta dalla disperazione, buio totale. Jacob si sveglia, sono le 7:27 del mattino, il sole brilla, inizia una nuova giornata. Jacob ama la domenica. Può starsene rilassato sulla sua solita panchina, leggendo in solitudine il giornale. La stessa solitudine che da 7 anni e 27 giorni lo circonda. È passato così tanto tempo da quel 27 settembre di 7 anni fa. Quel tragico evento ha travolto così tanto la vita di Jacob che lo ha reso triste, silenzioso e solitario. Sono le 17 in punto di domenica 27 ottobre. Sono passate quasi 7 ore da quando Jacob si è seduto sulla sua panchina preferita. Nonostante siano passate tutte queste ore, il giornale è ancora a pagina 6. Jacob, dopo quel terribile evento di 7 anni fa, ha dei problemi di lettura ed apprendimento. I medici dicono che sia dovuto a quel forte shock. La pagina 6 è terminata ed è il momento di voltare pagina. Pagina 7. Ma nel preciso istante mentre Jacob tenta di sfogliare il suo giornale ed arrivare alla pagina successiva, sente un urlo. Gli cade il giornale. Sarà stato sicuramente qualche bambino a giocare, pensa Jacob. Eppure quel parco è più solitario di Jacob. Non ci entra mai nessuno. Jacob si china verso l'asfalto per raccogliere il suo giornale e continuare la lettura. Ma proprio in quel preciso istante udì un suono terrificante, lo stesso suono che da 7 notti tormentano i suoi sogni. Jacob distoglie lo sguardo dall'asfalto, dove c'è ancora il giornale che ha tentato di raccogliere. Si guarda di fronte e quel terribile suono svanisce. Ma davanti a lui c'è qualcosa di più spaventoso. Jacob è terrorizzato ed immobile. Ciao, io sono Gaetano Donati e se mi stai guardando in questo momento significa che hai appena terminato di ascoltare il primo capitolo di Jacob 7. Spero ti sia piaciuto. Per ascoltare il capitolo 2 dobbiamo arrivare almeno a 1000 visualizzazioni, altrimenti non potrai mai scoprire cosa ha visto di così terrificante il povero Jacob. Continua a seguirmi. Un bacio da Gaetano Donati.